sacro, che è la, diciamo, la penultima tappa prima di arrivare nel Vaticano della Via Francigena. Quest'anno abbiamo ritenuto di aderire alla 11ª marcia per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, organizzata da Società Libera, da Vincenzo Lita e da un'idea nata tra lui e Marco Pannella ben una quindicina di anni fa. È una manifestazione che si è sempre svolta nelle più grandi città mondiali. È stata fatta a Roma, a Parigi, a Berlino, a Barcellona, a Bruxelles. Quest'anno si è scelto di fare a Campagnano per un motivo molto semplice, perché la burocrazia purtroppo non consente più di poterla fare nelle grandi città, perché ti danno le autorizzazioni all'ultimo minuto e dovendo intervenire personaggi che vengono dall'estero diventa difficile per Vincenzo organizzare una manifestazione in questo modo. Noi abbiamo partecipato lo scorso anno, invitati da Marco Pagliacca, un nostro concittadino, alla manifestazione, alla 10ª manifestazione a Roma, e viste le difficoltà abbiamo la disponibilità del nostro paese ad intervenire. Questa è una manifestazione che vuole attirare l'interesse di tutto il mondo, dico di tutto il mondo, su tutti quei popoli. Io ne cito alcuni: venezuelani, tibetani, curdi, armeni, siriani, mongoli, iraniani, russi, cambogiani, che lottano per la loro libertà di pensiero e per i loro diritti umanitari. Diritti che sono negati in più di un quarto del pianeta in cui viviamo. E questo nel 2018 credo che sia veramente vergognoso. Io saluto personalmente due rappresentanti che ho conosciuto durante il viaggio, gli altri poi non li deciderà Vincenzo perché non li conosco personalmente, ma ho avuto il piacere di vedere Blanca Briceno, che rappresenta il Venezuela. Racconterà dell'oppressione e della repressione che il popolo venezuelano subisce da parte del regime comunista, che con la sua politica opprimente si stima che nel 2018 farà morire circa 280.000 bambini. E ho conosciuto anche Ismail Moades, in rappresentanza della comunità iraniana. Ismail Fakhrullah, lui ci racconterà come il regime liberticida del suo paese toglie adesso ogni tipo di libertà e con il terrore, praticando la pubblica impiccagione dei dissidenti, incutendo paura, terrore nella popolazione. Ora io, prima di cedere la parola a Vincenzo, do la parola al parroco di Campagnano, Lorenzo D'Anturli, perché se ne andrà via, non per altro. Quindi cedo la parola. Grazie a tutti voi di essere venuti. No, semplicemente un saluto cordiale, proprio perché sono affascinato da queste realtà che state vivendo voi. Mi è sembrato opportuno vedere, ecco, per dare un'idea, una rappresentante dell'Iran, sei anni fa circa, mi trovavo giù un po' di tempo, un po' di giorni, ritornando dall'Iran, ho a tutta la gente che ho incontrato, ho detto: questo paese per me è come se fosse un paradiso terrestre, per la solidarietà, per il rispetto tra di noi. Ricordo che facemmo una riunione la sera prima di andare via con tutte le religioni presenti lì in Iran.
ma con una affabilità, cordialità, veramente sorprendente, stupendo. Questo mi mise nel cuore dei sentimenti grandissimi, poi è successo quel che è successo, quel che sta succedendo. Questo vuol dire che, ecco, il mio pensiero di saluto è questo. Vuol dire che la possibilità di bene c'è, però c'è anche la possibilità del male, ed è evidente. L'altro giorno mi trovavo a scuola, alle scuole medie qui di Campagnano, e proposi al preside di immettere nella scuola una materia in più. Che cosa? Una materia in più. Ho detto, una materia che vengo a insegnarla io volentieri. La scuola di affettività, scuola di rapporti, scuola di rispetto, ma come scuola proprio. Ha detto, sarebbe una cosa bella, perché è difficile vedere queste cose qui nel nostro ambiente. Per cui io, nel salutarvi, vi dico, fate sì che queste marce che voi state facendo non diventino sempre di più marce, ma diventino sempre di più scuole, scuole di fraternità, di affettività, di rispetto e di annuncio di fratellanza universale. Grazie. Grazie Lorenzo, bisogna guadagnare assolutamente del tempo, perché sono già le 18 e sugli iscritti a parlare sono parecchi, abbiamo intenzione che tutti quelli che possono e vogliono e devono possono velocemente prendere la parola. Quindi starei nello spazio di qualche 5-10 minuti, iniziando da me, che guadagnerò del tempo non dicendo delle cose superflue, non parlando della libertà dei popoli, perché sono l'ultimo a poterne parlare, visto che ci sono qui presenti alcuni rappresentanti dei popoli oppressi, non parlando di altre cose, ma facendo un appello al sindaco, innanzitutto per ringraziare Campagnano di Roma, l'amministrazione, il sindaco, l'assessore e anche un amico di Società Libera, vostro compaesano, che è lì seduto, Marco Patriarca, che grazie a lui oggi ci siamo qui. Aver fatto questa marcia, perché sinceramente, come dire, io non avrei dato troppo supporto all'iniziativa sin dall'inizio. Oggi mi sono un po' ricreduto come società libera, mi sono ricreduto al punto tale che il vostro assessore mi diceva vi abbiamo dato anche da bere, l'acqua e via dicendo. Gentilissimi, bravissimi, tutto molto bene. Io sono contento di essere qui, come dire, stanco ma felice, perché la passeggiata, la marcia è stata molto bella, è un paesaggio fantastico che io personalmente già conoscevo dall'anno scorso. Molta gente mi ha detto che bello, si potrebbe marciare qui tutti gli anni mentre camminavamo. E questo è vero, e poi sono felice per essere andato via dopo 10 anni da una città che ormai è impraticabile, Roma, da questo punto di vista, perché l'hai già accennato tu, sindaco, se io devo avere l'autorizzazione 3 ore prima, come è successo l'anno scorso, avendo degli ospiti che venivano da Washington, cioè gli uguri e via dicendo, non sapete 3 ore prima se farlo o non poteva farlo e via dicendo, perché il municipio numero 1 di Roma si comporta in questo modo, evidentemente a Roma cose di questo tipo non se ne possono organizzare. Possono fare le cose più grandiose, più vaste, più politicizzate se volete, ma non delle piccole cose di nicchia e particolarmente significativa, perché evidentemente a quell'amministrazione non riesce a comprendere di che cosa sta facendo. Detto questo, quindi, di essere felice di aver trovato una seconda casa, visto che ci avete ospitato, con grande scetticismo da parte mia, perché in qualche modo ero preoccupato
della riuscita o meno di una marcia mai fatta in un paese così e via dicendo. Ci avete messo come amministrazione della buona volontà. A me piacerebbe che noi restassimo in questa zona, anche perché unire il ragionamento della libertà dei popoli oppressi ad un fatto storico particolarmente significativo come la Via Francigena, che ha rappresentato libertà religiosa nel corso dei secoli, ha rappresentato l'unione di popoli nel corso dei secoli e via dicendo, anche se poi non è stata sta gran cosa, parliamoci chiaro, no? La Via Francigena è un po' una cosa così, c'è stata qualcosa di più significativo che è il Cammino di Santiago, perché il vero pellegrinaggio si faceva non a Roma nel Medioevo, ma a Santiago di Compostela. A noi che siamo italiani la pompiamo un po'. Allora, se la vogliamo pompare meglio e via dicendo, vogliamo unirla, questa Via Francigena, questo territorio finale che rappresenta le ultime tappe verso la Città del Vaticano e via dicendo, con la libertà del popolo, se vogliamo unirla, noi restiamo volentieri in questa zona. Però bisogna in qualche modo che noi società libera, noi amici radicali con i quali collaboriamo da sempre su questa storia, ci lavoriamo meglio, ci lavoriamo di più durante il corso dell'anno, ma anche voi come amministrazione e via dicendo, la allarghiamo al circondario e via dicendo. Io, il mio sogno, ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto, è fare la marcia dei capitini. Non sono un pacifista, a differenza dei miei amici, molti amici radicali che vedo qui davanti a me, sono un po' un guerrafondaio, perché secondo me la guerra quanto ci vuole, però ero un discepolo, un amante di Capitini, perché lo ammiravo per le cose che come le pensava, in un momento difficile per il mondo, perché c'era il pericolo delle guerre atomiche e quant'altro, e adesso si è degenerata, come dire, sta pace, gli emigranti, ognuno che veniva intervistato l'altro giorno in televisione raccontava una sua idea di pace che poi messi insieme tutta questa pace non aveva né capo né coda. Ognuno se la raccontava come meglio credeva. Comunque dicevo, al di là della critica, che non volevo dire questo, volevo dire che bella però quell'esperienza nata dalla testa e dalla volontà di un grande intellettuale italiano, Capitini, che nel corso degli anni si è sviluppato e via dicendo, e fanno questa sfilata, come dire, su 24 chilometri, quindi coinvolgendo molta gente e via dicendo. Poi io personalmente, essendo un camminatore di professione, so un uomo come cammina, come fanno, può camminare, come fanno a fare 24 chilometri partendo alle 9 e me li ritrovo all'una ad Assisi, già mi viene qualche dubbio che sono andati tutti in bicicletta. Ma al di là di questo, che ha scarsa importanza pure questo, sarebbe bella fare una marcia in questo circondario con questi intendimenti sulla Via Francigena, coinvolgendo il territorio. Questo sta un po' a tutti noi, per cui se vogliamo andare avanti sì, da questo inverno ci bisogna lavorare. Mi fermo qui, non voglio rubare niente a nessuno, volevo solo lanciare questa bella Maria, tu vuoi dare la parola? Blanca Brisegno di Aires Band Resistenza Venezuelana. Di Roma per aver accettato che Società Libera potesse organizzare questa marcia. Indubbiamente i ringraziamenti di AIRESVEN, Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana, a Società Libera, a Liberi.tv che segue anche gli aggiornamenti sulla situazione di Venezuela e ciò che non si sente in nessuna altra parte né in nessuna altra radio, su Liberi.tv è pubblicato con aggiornamenti permanenti, e ovviamente al Partito Radicale non violento, transnazionale, traspartito, della quale sono
mi sono iscritta ed sto aspettando la mia tessera, spero che mi arrivi prima che finisca l'anno. Veramente Airesven ha un lema assieme al suo organo che è la Radio Libertà di Venezuela, che è: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, perché noi siamo nati come un gruppo di preghiera e poi trasformateci in una configurazione sociopolitica e quella attuale che abbiamo. In Venezuela veramente, la volta scorsa avevo raccontato molte cose, questa volta vorrei dire che si prende volta per volta più coscienza che quello che dicevamo tantissimi anni fa è una verità. Il Venezuela è una specie di, è uno esperimento nato dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 e a conseguenza del foro di Sao Paolo realizzatosi in quello stesso anno con a capo Fidel Castro e Lula come presidenti. La fame nel Venezuela adesso è una situazione tragica, parliamo sempre di olocausto, sterminio, olodomore, sterminio per fame, denutrizione, malasanità, povertà, miseria, morte. La fame è uno strumento politico molto potente che ha avuto una grande evoluzione nel pianeta da quando è stata iniziata ad utilizzare. So che in Irlanda sono morti, la cifra dicono attorno a 1 milione di persone, diciamo la Unione Sovietica di Stalin non è che ha lasciato pochi, parecchi milioni, poi Mao Zedong eccetera. Quindi il Venezuela oggi come oggi, la piramide Castro comunista di un signore illegittimo perché non ha mai soddisfatto le condizioni della Costituzione per essere presidente, esercita oggi. E quindi, come diceva il sindaco alle Nazioni Unite, il rappresentante della Caritas con il canale presente aveva dato questa cifra di 280.000 bambini che morivano di fame. La tragedia del Venezuela è molto poco conosciuta in tutte le sue dimensioni perché è molto complessa, è un fenomeno inedito nel continente e indubbiamente anche per noi stessi è difficile. Ha avuto come fattori socioantropici molto potente il terrore, la menzogna, l'odio, con una quarta gamba che è proprio la pseudo opposizione collaborazionista politicante dell'elettorera, che oggi come oggi è riuscita nuovamente con soldi che non si sa di dove provengono, con trasparenza, ma che c'è ovviamente il grande sospetto che vengano da ciò che nel Venezuela si chiama la boliburghesia, cioè tutta la borghesia nata a conseguenza del regime di Chavez, e sappiamo che questo esperimento, perché è un narcostato che è stato usurpato da una criminalità organizzata internazionale, e su queste parole che ho spiegato anche su liberi.tv in un'intervista c'è una documentazione del Dipartimento dell'Esercito americano, Dipartimento della Strategia, quindi non sono dati che non abbiamo. Indubbiamente abbiamo questa necessità di trovare la verità del Venezuela, perché una cosa che è stata molto difficile anche da dire è che noi siamo divisi in tre grandi gruppi, due dei quali sono minoritari, e poi cioè l'ufficialismo con questa opposizione e poi indubbiamente la resistenza. In tutti questi anni, anche con teorie sviluppate su riviste specializzate come Limes eccetera, dove qualcuno teorizzava che non bisogna ascoltare le resistenze della Siria, in quel momento si diceva così, bene, invece forse c'era bisogno di ascoltarli, in quanto col passare del tempo le stesse si radicalizzano, non voglio usare male la parola radicale, ma si fondamentalizzano, si estremizzano,
e di più si dividono, si frammentano, e quindi oggi AIRESBEN affronta una situazione difficilissima con una parte della resistenza che clama la pena di morte per ciò che loro considerano 200.000 persone che hanno ucciso altre persone, quindi che sono assassini, insomma, questa è la situazione. E indubbiamente sono parte anche, in qualche modo, appartengo a tante minoranze, moltissime minoranze, e una di queste sono le minoranze, la minoranza cristiana perseguitata, la Chiesa anche protestante evangelica perseguitata. E direte come mai tu sei in Italia, ma sinceramente non voglio minimamente dire nomi, luoghi e dove e come, ma sono stata invitata a pronunciare una preghiera pubblica in un momento interculturale di incontro di cristiani, e subito appena arrivata mi hanno detto: non puoi pregare per il Venezuela, e questo lo consideriamo un atto di persecuzione. Io a nome di queste minoranze voglio leggere ed alzare questo grido, questo nostro clamore, che è vero nell'orizzontalità, si vuole non solo la non violenza, il diritto alla conoscenza, alla giustizia, eccetera, ma c'è anche una verticalità della quale noi ci nutriamo e diciamo, cito Isaia 58:6, che dice: che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lascino liberi gli oppressi e che si infranca ogni sorta di gioco. Questo noi chiediamo. Indubbiamente il transito verso la libertà è un transito molto difficile, appunto immediatamente c'è tutta la problematica se si è o no un percorso partitocratico di tanti anni, se c'è o no uno Stato di diritto e tutte le sue caratteristiche, ma indubbiamente in un momento che c'è stato un congresso a Teramo sulla società per la libertà della cultura, Marco Pannella presente, abbiamo chiesto come AIRESBEN fino a quando non ci sarà un intervento della comunità internazionale, e adesso noi diciamo che in tutto il transito del paragrafo 7 dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, Kofi Annan vivo e che facendo questo lavoro poco conosciuto da processi anche linguistici e concettuali, da intervenzione umanitaria a intervenzione militare alla protezione della persona, perché ci sono gli stati che non vogliono e non possono garantire i diritti umani, come ho detto, il diritto alla vita in nessun modo ai venezuelani. E allora passiamo dal diritto di intervenire alla responsabilità di proteggere. Viva Venezuela libera, democratica, con scelte. Noi lottiamo per una Venezuela di democrazia liberale, Stato federale decentrato, Stato laico, rispetto del diritto. Dio nos bendiga, Dios y Federación. Gracias. Farei un'inversione all'ordine dei lavori, come ci eravamo preso degli appunti. Darei immediatamente la parola all'amico Sergio Delia, perché hanno un problema di comunicazione col pullman con Roma e via dicendo. Pregandolo però, visto che scavalca la scaletta e via dicendo, di stare nei tempi. Me ne vado. Grazie. Perfetto. Va bene, io ringrazio il sindaco innanzitutto di Campagnano per averci ospitato, ma soprattutto per averci guidato in questa marcia e in testa al corteo e per averci accolto in questo santuario. L'anno scorso eravamo un po' tristi alla fine della marcia a Roma, non so perché il tempo era un po' grigio, ma anche perché problemi organizzativi, logistici, non dipendenti da Società Libera avevano reso complicato quella partecipazione.
La scelta di Campagnano quest'anno credo che sia stata una scelta giusta, azzeccata, e lo dimostra anche la partecipazione di quest'anno rispetto all'anno scorso. Sono d'accordo anche con Vincenzo quando chiede al sindaco di farsi promotore di una marcia, magari dello stesso percorso, oppure possiamo anche, ci possiamo impegnare a marciare il doppio di quanto abbiamo marciato oggi, magari con il coinvolgimento delle altre comunità di questa bellissima terra, con quindi la possibilità di altri sindaci, altri primi cittadini che aprono con i loro gonfaloni del comune, non soltanto con la fascia di colore. È una tradizione che si rinnova, quella della nostra partecipazione a questa marcia di società libera. Finché Marco è stato in vita e finché e da quando è stata inaugurata questa tradizione, Marco non è mai mancato, ci ha sempre tenuto ad essere presente. Noi oggi qui siamo presenti come Partito Radicale, diciamo una buona rappresentanza anche della presidenza del Partito Radicale che ha aderito a questa marcia, con me c'è Elisabetta Zamparutti, Rita Bernardini, Maurizio Turco, Maria Antonietta Farina Coscione e poi altri iscritti e militanti che con noi oggi sono venuti qui a Campagnano. E Marco ce l'ha lasciato come compito quello di essere presenti agli appuntamenti, alle marce di Società Libera. Credo che i tempi che noi stiamo attraversando siano tali da rendere la nostra presenza, la nostra partecipazione ancora più doverosa, anche perché oggi ci sono delle rappresentanze di popoli che vivono sotto regimi illiberali. Ci sono i nostri amici tibetani, iraniani, dal Venezuela, ci sono anche rappresentanze, oggi per la prima volta credo siano venuti anche degli Eritrei, poi ci sono i nostri amici della Mauritania, amici anche del nostro carissimo compagno Biram, che è stato con noi nella sua lotta contro la schiavitù in Mauritania. Non sente dire schiavitù, ma come dice, cioè, la schiavitù esiste ancora in quel paese. Idealmente ci sono, essendo il nostro un partito traspartito, anche altri popoli che oggi qui non sono rappresentati fisicamente, ma penso ai nostri amici somali, ai nostri amici cambogiani, agli uguri. Per la prima volta quest'anno non c'è una presenza fisica degli uguri, semmai il nostro impegno per i prossimi anni che questi rappresentanti di popoli che loro per la libertà possono essere fisicamente presenti. Credo che sia stata una bella marcia quella di quest'anno, animata da molte bandiere, molti rappresentanti di realtà che nel mondo vivono ancora sotto l'oppressione di regimi illiberali, autoritari o apertamente totalitari. Noi siamo impegnati su molti fronti come partito radicale, proprio per il nostro connotato transnazionale, e viviamo nel Partito Radicale nella misura in cui ci facciamo carico della realtà di popoli che non hanno diritto di parlare. Così possiamo dire che noi la libertà di associarci, la libertà di venire, di marciare in questo paese ce l'abbiamo. Se però notiamo l'assenza, cioè vediamo due televisioni qui, due c'è il Radio Radicale, c'è il Liberi TV, manca totalmente qualsiasi organo di informazione per cui si possa dire che questa marcia sia una marcia conosciuta poi dall'opinione pubblica. E questo è il connotato del regime nel quale noi viviamo. Sì, si dice che viviamo in uno Stato di diritto, si ritiene che viviamo in una democrazia. L'assenza
di mezzi di comunicazione di massa per cui il popolo italiano attraverso noi possa essere informato di realtà di paesi dove sono negati i diritti umani fondamentali, ecco, l'assenza di questi organi di informazione connotano il regime di questo nostro paese. Se non c'è la conoscenza portata, offerta, donata al popolo italiano di iniziative come queste, possiamo stare, essere certi che noi indeboliamo la lotta per la libertà dei nostri amici iraniani, dei nostri amici tibetani, uiguri, mozambicani, eritrei e soprattutto quelli che non hanno avuto la possibilità nel proprio paese di fare la loro marcia per la libertà. Marco definiva paesi come questi, come il nostro, certo di democrazia, ma poi aggiungeva di democrazia reale, che sta alla democrazia come il socialismo reale stava al socialismo. Si tratta di regimi, cioè il regime, il socialismo reale, ci sono i regimi di democrazia reale come quello in cui noi viviamo. È una marcia anche, io visto un viaggio, quello che abbiamo fatto di 5 km della speranza. Guai a rassegnarci a vivere dando per scontato che questo regime in cui viviamo, o i regimi in cui vivono i nostri amici che sono presidenti, siano immutabili, siano perpetui. Se può accadere che sotto questi regimi siano negati i diritti umani fondamentali, ebbene quei diritti umani fondamentali non li dobbiamo incarnare. La speranza che pare non esservi di un cambiamento di regime nei paesi che ho citato, quella speranza dobbiamo incarnarla noi. In questo senso, essere speranza contro ogni speranza è il motto di tutta la vita di Marco Pannella. Spes contra spem, credo che sia l'unico modo per poter cambiare realmente le cose. In realtà si realizza ciò di cui certo si ha una visione, però non basta avere solo una visione di una realtà diversa, quella che vogliamo che si affermi, bisogna che a quella visione conseguano dei comportamenti, dei sentimenti, delle azioni, degli atti coerenti con quella visione che si ha. Non è necessario essere milioni. Nella storia dell'umanità è accaduto che poche persone, addirittura un individuo, abbia cambiato il corso della storia del suo paese. Penso a Gandhi, soprattutto alla sua lotta da non violento, che ha cambiato contro un impero che era quello britannico, però in lui convivevano un sentimento fortissimo, un legame forte di amore nei confronti del suo popolo, una visione di un'India diversa da quella dove lui era costretto a vivere, e poi l'azione non violenta. Ecco, questo combinato, questo insieme di pensiero, visione quindi, sentimento e azione, ecco, come un tutto coerente, può cambiare il corso della storia. Non so quanti eravamo oggi, però io credo che se noi che abbiamo marciato con questa, ecco, visione di un nuovo possibile, con il sentimento che ci lega ai nostri popoli, lo dico anche io da italiano rispetto al popolo italiano, e quindi con la non violenza, con l'azione coerente, ecco, il cambiamento che è già in noi si rifletterà anche negli altri e nel mondo in cui noi viviamo, animati sempre, come ha detto qui gli amici radicali, pacifisti, mai non violenti. È una cosa, è l'opposto del pacifismo, la non violenza, perché appunto è un connotato, tant'è che non abbiamo chiamato Partito Radicale Pacifista Transnazionale Despartito, lo abbiamo chiamato Partito Radicale Non Violento. La non violenza è innanzitutto amore nei confronti di chi? Del proprio avversario, del potere. Ecco, dialogo è sinonimo di non violenza. Quindi con la forza
di una visione di un futuro possibile e realizzabile, con la forza, con il metodo della non violenza e quindi con il dare corpo alla non violenza marciale. Noi abbiamo dato corpo ad un'azione non violenta oggi, con questi tre connotati forti, noi che partono da noi, dal nostro essere, dal nostro cambiamento innanzitutto, è possibile cambiare i regimi che vigono ancora in tutto il mondo. Quindi siate innanzitutto voi, ce l'abbiamo, il cambiamento che volete vedere negli altri, che volete vedere nel mondo. Se il nostro cambiamento è oggi, lo abbiamo misurato in questi 5 chilometri, con sentimento, con l'animo con cui abbiamo partecipato, beh, abbiamo compiuto una cosa davvero straordinaria, rivoluzionaria. Abbiate fiducia che il nuovo futuro è possibile, dipende solo da noi. Grazie. Abbiamo un'altra esigenza, che è quella dell'amico Valerio Federico, che chiamiamo subito qui, tenendo presente che sono le 18:30 e abbiamo parlato in 4, e quindi diamoci, come dire, dei tempi. Allora cercherò di essere più breve. Intanto ringrazio Vincenzo Lita e Società Libera. Annualmente ci troviamo anche come radicali italiani, anche come coorganizzatori, delle volte abbiamo partecipato sempre a questa iniziativa, e lo ringraziamo perché senza di lui non potremmo esprimere vicinanza ma anche concepire azione politica per a beneficio dei popoli oppressi in questo mondo. Vedete, c'è una regione appunto nel nostro mondo formata da 49 stati, pensate, metà dei quali sono regimi autoritari, metà dei quali sono paesi non liberi. È la regione più povera del mondo, è la regione più corrotta del mondo. Naturalmente è l'Africa subsahariana. Noi come radicali italiani abbiamo pensato in questa occasione di porre l'attenzione in un periodo dove si parla molto di migrazioni, proprio su questi popoli africani oppressi, di cui non si parla neanche quando si parla dell'origine della migrazione, non si parla del mancato rispetto dei diritti umani in questa regione. Pensate che nell'ultimo trentennio l'Africa subsahariana è l'unica area non sviluppata o poco sviluppata che non ha portato fuori dalla povertà milioni di persone. È accaduto in tutto il mondo in un contesto di globalizzazione, certo, crescite squilibrate, ma questo è accaduto. L'Africa nel suo complesso, no, i cambiamenti ci sono stati. Sono stati i più lenti del mondo rispetto all'accesso al benessere e alla democrazia. Il vero ostacolo dello sviluppo di questi paesi, il principale, restano i governi corrotti, i governi autoritari, governi che si sono succeduti nel tempo, di cui anche certamente l'Occidente porta alcune sue responsabilità. Governi dove l'affermarsi della democrazia è lento, molto più lento che in qualunque altro area del mondo. Allora, che fare, che approccio avere rispetto a quest'area del mondo e anche alle altre aree del mondo dove ci sono popoli oppressi? Io faccio riferimento a due punti molto precisi, puntuali, di quello che ci ricordava periodicamente Marco Pannella. Beh, il primo, facendo riferimento al Dalai Lama, lui ci richiamava l'attenzione su un punto straordinario che l'insegnamento del Dalai Lama e la lotta non violenta portava, che era quello
della tutela della libertà non solo degli oppressi e del popolo oppresso, ma anche e partendo dalla libertà degli oppressori e degli stati che permettevano e che davano vita all'oppressione dei popoli. Lui naturalmente, il Dalai Lama lo ricordava rispetto agli Han, ai cinesi, per i quali lui chiedeva libertà come chiedeva libertà per il suo popolo, per i tibetani. Questo Pannella lo ricordava, e un'altra cosa ricordava, solo un'altra voglio ricordare di Marco. In un periodo, lo ricorderete, gli anni 90, dove un certo tipo di pacifismo, io non ho particolari pregiudizi, i pacifismi esistono di tipologie diverse, ma un certo tipo di pacifismo teorizzava il non intervento rispetto ad aree dove i diritti umani non venivano rispettati. Pannella diceva il contrario, poneva l'attenzione sulla necessità, sull'obbligo di ingerenza, sul dovere di ingerenza là dove i diritti umani non vengono rispettati. Quindi rispetto a questo approccio come agire? E arrivo rapidamente alla conclusione. Intanto il ruolo dell'Unione Europea. L'Unione Europea, lo sappiamo, è una federazione incompiuta, è ancora un insieme di stati nazione che guardano ancora troppo il proprio interesse e meno l'interesse complessivo dell'Unione. E noi qua richiamiamo ad un ruolo politico dell'Unione Europea nei confronti, e mi ricollego, dell'Africa subsahariana. Come? Intanto vincolando il ricorso agli strumenti di cooperazione, di aiuto finanziario, al rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti umani da misurare, da monitorare per vincolarne gli interventi, e vincolare questi interventi anche finanziari al rispetto di un percorso verso la democratizzazione. E poi ancora, cosa può fare l'Unione politica, quella che ancora non c'è, dell'Europa? Beh, il sostegno ai media liberi, ai media indipendenti e anche ai militanti democratici non violenti che ci sono in questi paesi dell'Africa subsahariana, magari aiutandoli anche con le più avanzate tecnologie che ormai l'informazione e la comunicazione mettono a disposizione. E infine, aiutare questi paesi vuol dire, nel nostro approccio, aiutarli a unirsi nelle differenze, quindi a federarsi in una comunità delle democrazie, perché quello che noi abbiamo più volte, di cui dobbiamo prendere atto rispetto alle politiche multilaterali del mondo, è che tutti quegli organismi con la presenza di molti paesi, a partire da loro naturalmente, spesso hanno scontato la loro inefficacia proprio perché bloccati da una serie di paesi autoritari che alla fine hanno evidentemente dimostrato di avere tutt'altro che gli interessi di democratizzare i paesi nel mondo. E quindi il passaggio necessario è certamente una comunità federata di democrazie africane, ce ne sono poche, che loro promuovano la democrazia nel loro continente, naturalmente con l'aiuto politico del mondo, dell'ONU e dell'Unione Europea. E di tutti noi, per quanto possiamo, Vincenzo, partecipando a questa marcia, che ci dà la possibilità di ricordare questi problemi e di provare anche a concepire dell'azione. Grazie. Visto che parlavamo dell'Africa, invitiamo a parlare la nostra amica che viene dall'Eritrea, la Ribka, che risponde e può rispondere immediatamente a quello che Valerio diceva sulle democrazie africane. Sulle democrazie, pensate, intanto voglio cominciare a ringraziare chi ha organizzato questa bella manifestazione, e che chi non ha voce di solito può parlare.
Siamo a ottobre, è il quinto anniversario della tragedia di Lampedusa. Non so quanti di voi si ricordano che la tragedia era interamente eritrea, perché all'epoca dissero che erano migranti. Non si era focalizzato per proteggere il dittatore, che era tragedia interamente eritrea. Quindi anche a ricordare le promesse dello Stato italiano a riportare le salme che adesso stanno coi numeretti ad Agrigento, e per ricordare quella tragedia, che è il quinto anniversario, comincerei il mio discorso, sarà breve perché è tardi, e grazie anche per questa possibilità di parlare qua in anticipo prima di voi, e con la poesia che ho scritto dedicata a questi morti. Non è solo quella la tragedia eritrea, perché continua tuttora in Libia, in Sudan. Adesso che si parla tanto di pace, proprio adesso, da 11 settembre fino adesso, le stime sono 15.000 eritrei hanno lasciato l'Eritrea, perché la frontiera si è aperta con l'Etiopia. Allora, quando si parla pace, se fugge circa 500 persone al giorno, vuol dire che il problema ancora persiste, la pace ancora è lontana. E comincio con questa poesia sulla tragedia di ieri, ma anche di oggi, degli eritrei. E dirò perché fuggono ancora, in breve. A Lampedusa, con l'occasione ai lampedusani, a Giusy Nicolini, che hanno anche, salvando i sopravvissuti, hanno fatto vedere al mondo della tragedia, se no non ci sarebbe parlato, perché dopo sono morti tanti, continuano a morire, ma non c'è testimonianza, quindi non avremmo avuto neanche la testimonianza degli eritrei. Il 3 ottobre a Lampedusa è arrivato un barcone con 518 persone sopravvissuti alla feroce dittatura, e un viaggio pieno di insidia. Nella notte fonda, dallo Zatterone hanno visto le luci della terra promessa. Credendo finita la loro sofferenza, in coro, a gran voce, hanno lodato Maria. Donne e uomini, adulti e bambini, malati e sani, hanno cantato inni aspettando i soccorsi delle due navi. Mario mille aveva detto sun più mono sun più coinoni del homescana tabellini. È un pezzo di quello che realmente hanno cantato quando hanno visto le luci di Lampedusa, pensando che erano sani e salvi, arriveranno nella terra promessa. La traduzione è questa: chiamando il tuo nome non mi sono vergognato, mi sono appellato a Maria e non sono caduto. Il tuo nome è stato il mio cibo di viaggio, ed eccoti l'eco del mio riconoscimento. Canto ad alta voce per ringraziarti. All'improvviso comincia a riempirsi d'acqua il barcone. Per dare l'allarme si accendono e si spengono le luci rosse, si accendono e si spengono le lampadine. Purtroppo nell'isola, come prima, tutto tace. Intanto l'acqua sale, aumentando il terrore di affondare. Per dare un preoccupante segnale si brucia una tela e divampano le fiamme. Alcune persone, spaventate dalle lingue, scappando in massa, capovolgono il barcone. Scusate. Tutti nel gelido mare, nella bufera, chi muore subito, chi sfida il destino e la morte, chi sa muoversi in acqua e soccorre, chi annega lasciando messaggi da mandare nel proprio paese, chi consegna ai vivi il suo nome e paese d'origine prima di morire. Tra i cadaveri che galleggiano, Johanna, 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 grida mio brato un disperato. Johanna, in solitudine e estremo gesto d'amore, tra i pesci ha consegnato al mondo il suo figliolo. Ma a Lampedusa nessuno ha sentito i 7 trilli eritrei di benvenuto, perché Johanna è morta dopo una lotta sovrumana. Il suo bimbo è morto senza vedere la luce del giorno,
prima di emettere il suo primo respiro. Un neonato è morto soffocato dal mare salato. Il bimbo è nato ed è morto subito col cordone attaccato. Una donna è morta mentre partoriva. Sono morte 368 persone. Sono morti 357 eritrei. Il 3 ottobre 2013, nel cuore del Mediterraneo, a 800 metri dall'isola dei Conili, si è consumata una tragedia del popolo eritreo, una delle tragedie del popolo eritreo. E in Eritrea, in breve, perché fugge ancora, nonostante si cantasse la pace, intanto tanti chiamano presidente al nostro dittatore. Non è presidente, non ha il titolo per fare accordi, non ha il titolo per essere chiamato presidente. Dal 97 ha cessato di essere presidente, quando ha negato la Costituzione, e per non applicare la Costituzione ha dichiarato la guerra all'Etiopia e sono morte 100.000 persone. È un criminale che doveva essere all'aia. Vedi che c'è un minuto, eh? Va bene. Allora, in Eritrea i giovani dal 94 con 10 euro al mese sono schiavi. Dal 94 con questo cosiddetto eufemistico servizio militare. Non c'è università, è l'unico al mondo a non avere università. Non ha liberato nessun carcerato, anzi, adesso si sente più forte. Addirittura ha nominato anche alle Nazioni Unite per diritti umani l'Eritrea. Ha arrestato il ministro dell'economia il 17 settembre perché ha chiesto applicare la Costituzione e riunirci il Parlamento, che non ha mai riunito dal 97. E mi raccomando, c'è una lettera che abbiamo scritto al Presidente del Consiglio che ieri ha visitato l'Eritrea. Fatela circolare, fatela arrivare, parlate dell'Eritrea in nome della nostra storia in comune di 60 anni, parlate di noi, stiamo morendo, c'è un genocidio silenzioso in nome della pace, in nome dell'amore dei due popoli. Io sono in Italia perché nonna mi parlava tante belle cose dell'Italia, nonostante tutto. In nome di questo amore vi prego di far circolare, di far arrivare, di bussare la porta delle istituzioni a salvare il popolo eritreo, a dimettere, ad aiutarci a dimettere questo dittatore che sta sterminando il mio popolo. Grazie. Senatore Luigi Compagna. Grazie. Dieci, grazie a te. Dopo questa toccante ricostruzione della tragedia di Lampedusa e della tragica condizione che vive l'Eritrea e della, consentitemi di dire con tutto il garbo possibile, della tragica indifferenza, per non dire statunitense, del Presidente del Consiglio italiano in quei giorni, in questi giorni, ambasciatore di una cosa che chiamano pace nel disinteresse per la tragica condizione eritrea. Evidentemente, con tutto l'affetto, la continuità per la nostra iniziativa, per la nostra marcia di quest'anno, forse bellissima, grazie agli amici patriarca, campagnanesi di antica geografia, forse più bella e più ricca degli anni scorsi per rappresentazione di drammi e di tragedie nazionali ed individuali, però la sensazione è che la nostra marcia debba certamente continuare ogni anno,
Ma al di là dell'impegno del sindaco di Campagnano, che ovviamente ringrazio anche io, dell'impegno meritorio anche quest'anno degli amici radicali, della memoria e della tradizione trasnazionale e transpartitica di Marco Pannella, ho l'impressione che ci vuole qualche cosa d'altro. Come cittadino italiano, non posso più dire come parlamentare, mi vergogno che questa amica dell'Eritrea non trovi ad ascoltarla nessun rappresentante del Ministero degli Esteri. È una vergogna! Non solo, ho l'impressione che noi dobbiamo ripensare molte delle nostre formule. Stamattina sentivo a Radio Radicale, ieri ho ascoltato te, stamattina l'amico iraniano che ci teneva a dire che lui, sì, gli iraniani sono un popolo oppresso da una dittatura feroce, la più feroce che si può immaginare, la teocrazia islamistica, però erano degli oppressi agonistici che combattono, che combattevano, che denunciano non solo la pena di morte, nessuno tocchi Caino, ma la vergogna e lo schifo della pena di morte in pubblico. Beh, io come europeo mi vergogno dei silenzi e delle complicità iraniane della nostra rappresentante di politica estera, nostra europea, poi il fatto che è italiana, è a voi la notte. Cioè, questa marcia ho l'impressione che dopo tanti anni in cui l'abbiamo fatta, dopo che abbiamo visto rappresentate tante tragedie, deve portare la comunità internazionale a qualche cosa che non sia il codice onusiano, lo chiama Giuliano Ferraro. Se c'è un fallimento della mia generazione, ma anche della generazione di Marco Pannella, è la cultura dell'uomo, la sua presenza di chiacchiere. Da questo punto di vista noi dobbiamo ripensare alle istituzioni internazionali. Forse, lo dice uno come me, americano, col capo, filo americano, filo occidentale, cose eccetera eccetera, beh, quel tribunale dei diritti che nacque a Roma, mercé due grandi amici, Paolo Bugai, è un grande professore di diritto penale, Giovanni Conso, gli americani l'hanno snobbata perché hanno paura dell'antiamericanismo che gira nel mondo. Ma dove vivono? L'hanno visto l'antiamericanismo di questi giorni, anche in paesi come l'Italia, alla RAI, altro che il regime, in occasione delle celebrazioni delle Olimpiadi di Città di Messico, 68. Vengono celebrati come eroi quei due duecentisti legati al movimento delle Pantere Nere, quello di Stocca di Carnice, che era esaltazione dell'odio razziale. Avevo già finito. A proposito dell'odio razziale mi veniva in mente la vicenda più odiosa, ho letto un libro in questi giorni, quando il barone von Kahn, grande tennista, secondo alcuni omosessuale, dopo aver perso il match di Coppa Davis, il regime nazista lo mise in quei lager con l'etichetta non gialla, quella riservata agli ebrei, e noi vediamo anche su Repubblica i due dell'odio razziale, quando la vicenda vera che andrebbe ricordata a proposito delle Olimpiadi
e che quando Owens vinse anche la quarta medaglia, Owens fu messo in squadra all'ultimo momento perché l'accordo prevedeva che non corressero degli ebrei e Owens non lo era. Poi era rispetto al colore della pelle, Salvini direbbe nega, no? Cioè, ho l'impressione che noi dobbiamo ripensare tantissimo della tematica dei diritti internazionali. Grazie a Vincenzo e a Giuseppe Libera. Grazie. Allora, invitiamo a parlare l'amico Diarra del popolo, il rappresentante del popolo ad Atene. Vieni. Partecipando su questa marcia, ringrazio. Adesso sono qua per denunciare sempre che succede in Mauritania. In Mauritania, un paese, possiamo dire 5 ore dell'Italia, ma sempre c'è la schiavitù. Mentre c'è la schiavitù, i nostri amici radicali sanno perché abbiamo lavorato sempre su questa cosa. Su questa cosa vi ringrazio, i nostri amici radicali. E adesso devo parlare che parlo con voi, c'è il nostro leader Birab Dabi, primo delle Nazioni Unite in galera. E adesso lui è deputato, è stato eletto in galera, in prigione, dal 1 settembre. Adesso è in galera perché denuncia l'ingiustizia in Mauritania. Questa è una grave situazione. Abbiamo lavorato qua con la sezione Italia, con i nostri partiti radicali, uno partito radicale. Vi ringrazio questa Laura Hart, ha lavorato con il nostro militante Ivana, hanno scritto una lettera a Mogherini e c'è altri amici italiani qua, hanno fatto un'altra denuncia sugli istituti italiani. Possiamo dire da 2 mesi non mai abbiamo trovato una risposta dallo Stato italiano. Questa è una cosa non possiamo dire, non possiamo. Sempre chiediamo un altro appello per il governo italiano, per altri deputati, per aiutare la nostra lotta pacifica. Guardate, da questa lunedì passato, questa nostra militanza hanno stato così con la polizia della Mauritania, con la polizia del generale Aziz. E questa c'è la moglie di presidente Biram che è stato in galera. Perché hanno fatto una manifestazione davanti al Parlamento, perché la giornata di apertura del Parlamento è stata la 1 ottobre. Ma questo dittatore Mohamed Abdelaziz ha fatto, come si chiama? Ha rapportato questa parola, ha violato la Costituzione americana, perché deve avere apertura al nostro Parlamento il 1 ottobre. Ma lui ha fatto lunedì scorso. Perché? Perché c'è il suo amico, un altro colonnello, lui vuole fare questa colonnella, la presidente del Parlamento. E questo colonnello è stato il mio avversario, perché io sono stato in Mauritania il 1 settembre e stato candidato alle elezioni parlamentari alla città di Zuera. E questa è sono candidato, hanno accettato la mia candidatura, ma la giornata del voto non ho potuto votare. Venuto mi hanno detto no, tuo nome non c'è qua. Dico, guardate, voi siete accettato la mia candidatura e ho fatto la campagna e c'è gente che hanno votato per me e io non posso votare per me, capito? Questa è un'altra violazione più grave e il mondo libero non sanno questo. Ma è più grave che la schiavitù. Guardate, questi sono i nostri fratelli, queste sono le nostre donne, hanno stato ammassati lunedì scorso. Questa non è una cosa, come si chiama?
Abbiamo da due mesi siamo di Nocera dall'Istituto Italiano, ma lanciamo un altro appello per nostra voce arriva all'Istituto Italiano, perché nostra voce è già arrivata all'Europa e a tutti, ma dobbiamo avere come siamo qua, mondo libero, siamo dei militanti della libertà, come c'è una signora che dice che la possibilità di fare il male c'è, ma la possibilità di pacifica c'è. E noi da 2008 stiamo lottando pacificamente. E questa è il nostro stipendio così. Ma siamo vicini, ma dobbiamo denunciare questa cosa dal mondo libero. Siamo vicini, adesso noi cerchiamo di cambiare il nostro paese dalla politica, perché abbiamo entrato in politica, perché il nostro leader è stato eletto lui in galera. Significa che una persona famosa è una persona potente in Mauritania. Ma adesso cerchiamo la politica, perché questo generale Mohamed Abdelaziz vuole il terzo mandato. Lui sa che con Biran lui non può fare questo mandato, con noi non mai, perché noi siamo determinati. Lui non possa fare questo, perché abbiamo la forza della nostra lutta pacifica, questa è la nostra forza. E vi ringrazio un'altra volta, viva la libertà, e lascio un altro appello. C'è chi nasce schiavo da 5 ore di Italia. Questo è un appello, e siamo un paese 5 volte l'Italia, ricchi ma siamo poveri. Perché? Perché c'è la schiavitù, c'è i popoli sono oppressi, e questa, vi lascio questa qua, i haratin sono popoli oppressi in loro paese. Questa, per voi facciate arrivare questa cosa, e questa è il nostro leader Biran David. È stata eletto tre delle Nazioni Unite della diritti umani del 13 e candidato alla presidenza del 2014, è venuto secondo posto contro posto del generale, e lui ha lasciato la sua candidatura per il 2019, perché loro hanno fatto così, perché lui è potente, perché chi venire lui in galera senza fare la sua campagna significa che una persona coraggiosa. E vi ringrazio un altro. Grazie. Passiamo all'Africa, al Medio Oriente, all'esistenza iraniana. Ismail Moades ci raggiunge, gli cediamo immediatamente la parola. Grazie Vincenzo, per averci dato questa occasione per poter parlare dell'Iran. Grazie anche al comune di Campagnano, al sindaco, di averci offerto questo percorso così importante, questo luogo spirituale. Io, per prendere il meno tempo possibile, leggo le due mie cose, anche perché siamo alla marcia internazionale, oggi è 11esimo, per la libertà dei popoli oppressi. Vorrei che sia l'ultima, ma temo che non sarà così, perché questa parola, la libertà, è sulle labbra di molti, ma è troppo poco praticata. C'è chi la possiede e non sa che farsene. E chi dà la vita per averla, questa libertà. Noi marceremo per evocarla, noi siamo partigiani della libertà, ora e sempre. Se in molte parti del mondo manca la libertà di respirare, di esprimersi, in altre è rimasta solo la libertà di consumare e poco altro. Il popolo iraniano, il popolo al quale io appartengo, si batte con coraggio per la libertà, lo fa da sempre. Le carceri del mio paese sono colme di valorosi giovani che hanno sognato e sognano la libertà.
Nel mio paese c'è una dittatura teocratica che toglie ogni tipo di libertà. Questo regime però da decenni è sostenuto dai governi democratici, dai governi europei e dai loro mass media. Ecco quando dicevo c'è chi ha la libertà ma non sa che farsene. C'è gente in Europa che sfrutta la sua libertà per sfruttare altri popoli, per sostenere i tiranni che reprimono i loro popoli. L'Unione Europea oggi, così distaccata e distante dai sogni dei suoi patri fondatori e dai suoi popoli, si distingue nel sostenere il regime teocratico iraniano senza se e senza ma, calpestando tutti i suoi valori. Ecco dove si insidia, a mio avviso, la crisi dell'Europa. Si tratta di una profonda crisi di valori. Questo sfocia nella crisi politica che produce crisi sociale. È proprio questa crisi che porta metà dei governanti europei a dire: lasciamo entrare la massa di immigrati, lasciamoli vivacare nelle nostre strade. Da far serbatoio a manodopera a basso costo. E l'altra metà a sostenere: chiudiamo le frontiere, che muoiano nei loro paesi o in mare. Perché solo con il valore di libertà e giustizia, patrimonio dell'Europa e dell'umanità, che si può risolvere la questione di immigrazione. L'illuminismo è stato accantonato del tutto dall'intelligenza europea. Non mi dilungo, mi fermo qui. La libertà va conquistata, questo è noto. La nostra presenza oggi qui lo conferma. Noi tutti dobbiamo conquistare la nostra politica, la nostra libertà e la nostra dignità. Io sono qui come rappresentante della resistenza iraniana per dire: noi neanche per un secondo smetteremo di batterci per la libertà, costi quello che costi. Grazie. Grazie. Io Stefano. Ringrazio, mi chiamo Stefania Cuspagno, ho fatto il presidente prima di lei. Io ringrazio per questa emozione che io ho provato oggi. Mi sono sentita appartenente al mondo, con la fisicità di queste rappresentanze io mi sono sentita umana e di questo io vi ringrazio. Grazie. Siamo al Tibet, Desce Doka. Puoi anche venire vestita, Desce, non c'è bisogno che ti spogli. Porta questo? Sì, porta da là. Porta sua santità. Siete qua, sì, però no, non facciamo. Desce, scusa. Mettiamo noi. Prendi la parola. Ma lo stesso non vedo bene, Allora. Sì, sì, appena rapido. Buonasera a tutti, vorrei ringraziare il Comune di Capagnano, Società Libra, Radicali, ogni anno assistono alla piazza. Io non rubo tanti minuti, veramente la marcia è andata molto bene, perché non pensavo che così ricco, no? Quindi ringrazio ancora. Allora, Tibet, voi sapete, potete studiare sul internet, non è che aggiungo molto. Io vorrei dire che Tibet non c'è diritti umani, per esempio finora 152 persone si sono immolate, se voi sapete o no. Questo per protesta contro il governo cinese, perché mancanza di diritti umani, perché in Tibet non puoi portare il foto di Dalai Lama, vietato. Se svento la nostra bandiera è vietato, quindi stanno in carcere.
ci sono tantissimi carcerieri, poi per esempio non c'è diritto di lingua, no? C'è Giacimo Giù, voi vedete sul web, Giacimo Giù, lui ha protestato contro il governo cinese di poter studiare la nostra lingua. Questo anche non c'è più, quindi veramente situazione grave come tutti gli altri paesi che ho sentito oggi, mamma mia, ci sono tanti paesi che hanno problemi, no? Non è solo Tibet, ma per questo io chiedo a tutti i governi del mondo di non chiudere occhi davanti ai diritti umani. I diritti umani devono essere primo posto. Perché non dico che non devi fare commercio, no? Perché commercio 50, anche diritti umani 50, non è che proprio scalpestare diritti umani, non è giusto. No, anche noi siamo esseri umani, noi viviamo tra di voi, no? Non è che siamo animali. Paesi che va oppresso da popolo, come si chiama, dai... Non facciamo parte di questo paese, noi facciamo parte di questo mondo, no? Quindi noi siamo esseri umani, quindi voglio che vengano rispettati le Nazioni Unite, non è che devi chiudere occhi davanti al popolo oppresso, ci sono tantissimi popoli che soffrono, quindi chiediamo a voi capi di veramente dare a retta anche l'Eritrea, anche il Venezuela, anche tantissimi paesi che di ascoltare noi. Grazie. Grazie. Il Tibet in esilio ha dato una lezione a tutti di collaborazione. Adesso la parola è Alessandro Massale, di Radicali Italiani, qui raccomandiamo sempre la stessa cosa. Grazie Vincenzo, non abuserò della nostra pazienza, spero almeno. Intanto ringrazio Vincenzo personalmente e anche come presidente di Società Libera, perché è l'undicesima marcia per la libertà, è il sindaco di Campagnano. E io sono qui in veste di presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e porto un saluto del movimento, ma anche come iscritto a Società Libera, perché credo che sia una cosa fondamentale l'iscrizione. E anche la scelta del luogo, perché la via Francigena ha contribuito alla realizzazione di una cultura europea, quella cultura che poi si è trasformata prima in Stato di diritto e poi anche in democrazia, e le due cose, se non coniugate, non funzionano, lo stiamo vedendo nei nostri giorni in questa Italia. Però questa Europa ha saputo produrre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quelli che sono stati violati in modo così chiaro e così aperto, l'avete raccontato, vedo qui Blanca Bisegno, un'amica, conosco tanti di voi che avete parlato, che ci siamo già incontrati. E beh, noi ci troviamo in questo momento a dover confrontarci con un problema specifico. Conosco i problemi di tutti i popoli, come ho detto, perché la Radicale me ne occupo da tempo e perché partecipo a queste marce da sempre. Ma anche Valerio Federico, che è membro della direzione, ha parlato poco prima di me, senza saperlo, è andato a toccare il rapporto che esiste in Africa e i diritti. E devo dire che ho trovato sull'ultima fatica di Vincenzo un libro che vede una copertina senza roba, una considerazione che condivido, anche se io ho una speranza e lui invece ha, diciamo, qualche differente opinione. Io credo che la democrazia liberale, nella forma che si sta realizzando non solo in Italia, ma che sembra un virus che contagi il mondo, guardate Trump, c'è ancora un principio per cui una testa vale uno, ma poi i diritti dei singoli, i diritti individuali, che diventano anche i diritti dei singoli individui che formano popoli, che sono conculcati, non trovano più una sede dove poter essere fatti valere. E qui mi collego al discorso del senatore Campagna. Sicuramente l'ONU ha fallito. Ha fallito perché ci sono stati alcuni paesi, per esempio cito la Russia, per esempio cito la Cina, che sono state prima delle dittature comuniste, e poi si sono trasformati in capitalismi senza diritti e senza democrazia, che hanno fatto fallire il progetto. E una rappresentanza della rappresentanza degli stati, cosa che stava generosamente donando il senatore Compagni, non può funzionare perché taglia la porta alla scelta. E noi rischiamo di trovare una situazione che ci porta ad avere, sì, astratti principi enunciati,
ma poi la tirannia della maggioranza di Tarquinio. E questo è qualcosa che, se è pericoloso ovunque, lo è particolare in questi paesi. Il ruolo della Cina credo che sia particolare sottolinearlo, perché in Africa, dopo la fine della guerra fredda, non solo in Africa, diciamo che tutti avevamo pensato che poteva esserci, cioè c'era stato qualcuno che si era illuso che ci fosse la fine della storia. Fukuyama aveva teorizzato la vittoria della democrazia e c'era stato il tentativo di portare un nuovo ordine mondiale basato anche sulle violenze e sulla guerra. Questo purtroppo non ha funzionato. E la Cina si è inserita non partecipando direttamente alle guerre, ma con una soft war, fornendo armi, fornendo persone, ma soprattutto occupando l'Africa, che non ha una tradizione democratica. Abbiamo sentito i nostri amici in che condizioni vivono. E noi dobbiamo considerare che il fenomeno migratorio che sta letteralmente sgretolando anche la nostra speranza di una federazione europea degli Stati Uniti d'Europa viene corroborato dall'azione di questa grande nazione che è diventata capitalistica, cedendo le proprietà statali ai grandi burocrati politici che poi sono diventati anche imprenditori, ma che non è coniugata con il rispetto effettivo del diritto e con una democrazia intesa come coniugazione appunto anche dello Stato di diritto. E quindi vanno a sostenere chi favorisce la corruzione, il malgoverno, la violazione dei diritti umani, in cambio di cobalto, di cobalt, di nickel, gli interessano le risorse minerarie, gli interessano i cibi, hanno occupato con, credo, lungimiranza i territori africani, perché li hanno presi in usufrutto per 100 anni, hanno bisogno di cibi. I cinesi sono moltissimi, l'intera popolazione cinese è superiore a quella dell'Africa, 1,2 miliardi di persone, ed è un quarto. Ed è quindi la domanda che poi bisogna farsi: dov'è l'Europa? Dov'è l'Italia? Dov'è l'ONU? Perché non si comprende che aiutarli a casa loro, non solo lo diceva Pannelli in modo diverso, forse anche più elegante, in un tempo utile, quando proponeva un piano a sostegno dell'Africa, quasi un piano Marshall, ma ormai ci sono i cinesi che hanno cancellato il debito, come da parte di alcuni ben pensanti europei occidentali si pensava di risolvere il problema con i paesi in via di sviluppo, si diceva. E quindi i cinesi gli hanno già dato in casa loro quel tipo di aiuto. E quindi noi cosa facciamo? Perché la libertà senza il diritto che la garantisce è vana come la democrazia. Quindi noi dovremmo mettere mano a un progetto che consenta non solo di sdegnarci perché un Presidente del Consiglio e un Ministro degli Interni chiude i porti alle persone che hanno diritto d'asilo, che vengono da un posto dove quei diritti sono conculcati e si rischia la vita, ma bisogna chiamarlo al tavolo della pace. Bisogna chiamare questi paesi a dialogare su come governare questi fenomeni, perché non possiamo permetterci nei paesi la democrazia liberale, che purtroppo sta appunto scadendo nella democrazia illiberale, una mancanza di dialogo. E come anche Valerio diceva, le merci superano i confini e di solito le merci le superano molto meglio degli eserciti. Quando però quelle merci vengono accompagnate dagli eserciti, allora diventa un problema. Quindi io ritengo che dovremmo continuare a marciare per far sapere quello che accade nonostante la mancanza di informazione, ma sperare, e io lo spero con forza a differenza di Vincenzo, che l'Italia sappia porre questo tema all'Europa, l'Europa lo sappia porre al mondo per cercare di trovare pace, democrazia e diritti per tutti noi. Grazie ancora. Torniamo alla sede d'arte dell'Aude, a cui raccomandiamo sempre la stessa cosa, il tempo. Sono Diana Severati, sono la coordinatrice dei membri individuali dell'Alde Party e anche membro fondatore del gruppo Più Europa Roma che si è costituito martedì scorso. Come Alde membri individuali abbiamo partecipato anche alle scorse edizioni. Alde significa Alleanza dei Liberali Democratici per l'Europa.
appunto gli ideali fondamentali sono libertà, democrazia in Europa. Libertà, i diritti umani sono una declinazione della libertà. Libertà che viene violata in più paesi al mondo. Leggevo appunto ieri, ad esempio, una notizia, due notizie di diciamo quasi senso opposto. Sabato 12, ieri, l'Italia entra nel Consiglio dell'ONU per i diritti umani. Allo stesso tempo leggevo una notizia dell'arresto in Yemen di uno speaker, un portavoce della comunità Baha'i. La comunità Baha'i è una diaspora in tutto il mondo perché è perseguitata. I Baha'i sono una religione originaria dell'Iran, della Persia, dell'antica Persia. In Iran, come tutti sappiamo, è stato detto anche prima, c'è una dittatura, c'è una teocrazia che perseguita chiunque non segua proprio i dettami della dittatura, e nei confronti della comunità Baha'i c'è una fatwa. I ragazzi Baha'i non possono andare a scuola, non possono andare all'università e appunto vengono addirittura arrestati. Ci sono ancora il famoso caso dei 7 Baha'i in prigione da più di 10 anni solo per questione di fede. Quindi proprio non c'è la tolleranza, la missione per diverse fedi, ma lo stesso comunque accadrebbe con i cristiani, proprio perché è una teocrazia, è una dittatura, è un totalitarismo. Quindi questo è anche uno degli esempi che volevo portare. Mi è stato detto di essere breve, quindi chiudo su questo, con questa notizia appunto che riguarda questa persona, che tra l'altro è un amico di una persona che io conosco personalmente, che fa parte di un'associazione di ispirazione Baha'i, che è la European, si chiamava European Baha'i Business Forum, adesso si chiama Ethical Business in the Future, che si propone di promuovere le vite d'impresa. Lui vive negli Stati Uniti, è un membro americano, però appunto proprio essendo in tutto il mondo, ho avuto attraverso questa associazione l'opportunità di conoscere personalmente questa comunità. Grazie. Io sono qui per fare un po' di testimonianza, perché delle persone sconosciute che stanno dentro un carcere, qualsiasi carcere. Innanzitutto voglio ringraziare il Dio, il mio Dio, chiunque esso o essa sia, per avermi dato la possibilità di fare il mio dovere venendo qui, perché io prendo la vita come sempre per fare un dovere verso il mio Dio e verso il popolo. E vorrei, in queste poche parole, sapendo che voi non sapete molto della situazione del carcere, devo limitarmi a dire che sarebbe ora che cominciassimo a fare una seria azione sui lavori moralmente illeciti. Illeciti per chi si vuole evolvere, intendo dire. Per chi non gliene frega niente va benissimo così. Il peggior dei lavori che sono moralmente illeciti, naturalmente, è quello lì del secondino carcerario, quello su cui io gravo. È il peggiore dei servi del potere e io vado in quel campo. Spero di trovare collaboratori che mi diano una mano per avviare questo dibattito che porterà alla civilizzazione del sistema carcerario italiano, a renderlo umano il sistema. Così ci saranno meno recidivi e le persone cominceranno a rispettare il prossimo, le persone che sono state in carcere e non usciranno più. Ecco, almeno faccio quello che posso, non sono abituato a parlare, spero però di poter avere più occasioni, di cui per questo che ringrazio e Società Libera per questa possibilità. Sto imparando un sacco. Grazie di tutto. Grazie a te. Allora siamo alla conclusione. Io direi che due persone sono abilitate a concludere questo nostro lavoro. Uno è Marco Patriarca, che è nascosto dietro, cui deve venire qui a chiudere per quanto riguarda Società Libera, l'organizzazione, e l'altro è l'assessore collaboratore di Società Libera per questa iniziativa. Io ti cedo il microfono, la parola e il tavolo. La parola durerà anche 10 secondi. Sono felice che questa iniziativa sia andata
ringraziare Vincenzo che in fondo devo ringraziare Vincenzo e ringrazio tutti voi che siete venuti a questa a questo incontro. Ringrazio Albino che ha collaborato in maniera attiva a tutta questa, a questa cosa, e speriamo, una cosa ho imparato dal discorso di vostro sindaco, il fatto che questa iniziativa di fare questi convegni sulla Francigena, allargandoli anche a altri paesi, può diventare, dare un significato, un punto di riferimento fermo, fisso. Cioè questo incontro di oggi è venuto qui, però se avvenisse tutti gli anni per un certo percorso, per una certa cosa, la cosa comincerebbe a diventare qualcosa di molto più importante e molto più diffuso, perché il problema di queste cose qui poi è di diffondere tutte queste idee e che alla fine succeda qualche cosa, perché altrimenti rimangono degli incontri umani bellissimi che vengono poi pubblicati attraverso interventi mediatici. Questo, tutto quello che abbiamo detto oggi verrà, noi siamo qui, siamo in 100, verranno migliaia di blog sulle, attraverso internet, entreranno nel web, però voglio dire, se si fa qualcosa di veramente visibile e permanente, la cosa potrebbe dare significato anche non solo alla Francigena nel senso delle passeggiate, del pellegrinaggio, ma anche che questa idea della Francigena ormai non è soltanto un fatto spirituale fedissimo, è un fatto di civiltà, appartiene a una civiltà, e alla nostra civiltà di cui dobbiamo riprendere le redini, perché abbiamo paura che c'è qualche cosa in giro che non ci piace molto. Grazie. La parola in chiusura al Comune. Allora intanto chiedo, porto le scuse del sindaco, è dovuto andare via purtroppo con un problema a Campagnano come sindaco, e sono arrivati tanti ringraziamenti oggi, vieni qua Marco, però è giusto che tu sia qui, ti sei impegnato tanto, hai fatto tantissimo per questa manifestazione, e sono arrivati tanti ringraziamenti all'amministrazione comunale di Campagnano, perché abbiamo organizzato insieme a Marco e a Vincenzo oggi questa marcia per la libertà dei popoli. I ringraziamenti forse l'amministrazione comunale di Campagnano a nome di tutta la cittadinanza li deve fare a voi come popolo, a voi come società libera, perché oggi avete dato la possibilità, oltre di ascoltare delle testimonianze di oppressione che ci sono in tutto il mondo, ma abbiamo marciato all'interno del nostro paese sulla via Francigena, bellissima, storica, ma abbiamo marciato nella piazza di Campagnano, nel corso di Campagnano, e probabilmente non so quanta cassa di risonanza possa avere una manifestazione del genere, ma sicuramente qualche persona l'abbiamo toccata, qualche nostro concittadino è stato toccato e sensibilizzato ad alcuni temi. Probabilmente l'anno prossimo saremo più persone a marciare, c'è qualche cosa che dobbiamo migliorare nell'organizzazione, dobbiamo forse essere più pressanti verso gli amministratori amici, li abbiamo invitati, qualcuno per problemi, qualcuno probabilmente per poca voglia non è venuto. L'anno prossimo comunque consolideremo questa manifestazione e ci attiveremo di più verso gli amministratori vicini a noi. Vi ringrazio ancora a tutti. Allora c'è la rappresentante delle donne tibetane che vuole ringraziare ancora. Allora, vuole una piccola cerimonia. Marco. Comune di Campagnano, Società Libera, voglio dare sciarpa tibetano per questo come amicizia e ringraziamento, simbolo dell'amicizia e ringraziamento. Prossimo anno speriamo che più gente per i diritti umani.
alla prossima!